Salve a tutti youtubers, eccoci qua ritornati in un nuovo video di astronomia dove come al solito andremo ad analizzare una notizia astronomica che come potete vedere in questo preciso istante si trova su Ansa Scienze Tecnica, le fonti che uso solitamente per documentarmi per quanto riguarda l'ambito scientifico astronomico, nonché le fonti che uso sempre nei miei Astro News e Astro TG, le due serie principali qui sul mio canale. Comunque oggi siamo qui con questo articolo recente del 24 gennaio, quindi di un giorno fa rispetto a quando sto facendo questo video è uscita questa notizia e parla che la caccia agli alieni è sempre più difficile. Forse sono estinti? Le forme di vita primitive sono estremamente fragili. Quindi, come al solito, vi leggerò questo articolo, dopodiché ve lo riassumo e dopodiché cercherò di farci un discorso mio personale in modo che tutte le persone possano capire e comprendere la notizia. Non solo gli appassionati, ma anche semplicemente persone che vogliono aggiornarsi e documentarsi anche in questo ambito scientifico qua, in questo caso astronomico. Quindi, senza perderci in altre chiacchiere, io direi di procedere con la lettura di questo articolo. Come insomma potete ben sapere, la pasta è sempre la stessa, perché alla fine la domanda fondamentale che ci poniamo è proprio questa: c'è vita oltre la Terra? O comunque c'è vita nel nostro universo? Se ci sono miliardi di galassie e ogni galassia contiene miliardi di stelle e metà di queste stelle almeno contiene un piccolo sistema solare da 3 a 4 pianeti, insomma, com'è possibile che la Terra sia l'unica a ospitare vita intelligente, insomma? Ovviamente noi proviamo a cercarla, proviamo a individuare pianeti simili alla Terra o magari comunque con le caratteristiche che permettono la vita o comunque il svilupparsi della vita, però ovviamente noi abbiamo individuati tanti pianeti che sembrano veramente promettenti, però la tecnologia di oggi, nonostante quanto sia evoluta per noi e quanto ci permetta di fare, per quanto riguarda i viaggi spaziali, comunque lo spostamento nello spazio, insomma, è ancora molto lento, quindi non possiamo andare là e verificare sperimentalmente se c'è vita, e manco meno possiamo con i telescopi puntare e vedere proprio lì sulla superficie se c'è una vita effettiva. Quindi insomma, probabilmente questi extraterrestri, se esistono, magari non vogliono neanche loro comunicare con noi, o probabilmente anche loro hanno visto il nostro pianeta, hanno detto questo pianeta potrebbe ospitare vita, però non lo sanno, perché anche loro non hanno la tecnologia abbastanza appunto evoluta per poter fare un viaggio fino a noi, e hanno anche telescopi che non riescono a vedere direttamente cosa c'è all'interno del nostro pianeta. Quindi dobbiamo pensare che se gli alieni non ci hanno ancora contattato, o anzi meglio, non ci hanno ancora raggiunto, forse meglio, perché se ci raggiungessero effettivamente potrebbero essere molto più evoluti di noi, perché hanno percorso nello spazio una quantità, una lunghezza che noi non riusciremo a percorrere, o almeno riusciremo a percorrerla ma in tempi veramente lunghissimi. Quindi insomma, ora vi ho fatto questo discorso prima di leggere questo articolo, però andiamo a vedere effettivamente perché questa vita dovrebbe essere così fragile nel nostro universo. Gli alieni non ci contattano semplicemente perché sono estinti, e questa è l'originale ipotesi formulata dagli astrobiologi dell'Università Nazionale Australiana per spiegare la difficoltà di trovare segni di vita nell'universo, nonostante brulichi di pianeti potenzialmente abitabili. Così come espresso dal cosiddetto paradosso di Enrico Fermi. Secondo la teoria presentata sulla rivista Astrobiology, la mancanza di segnali da parte di ET non è dalle ricondurre alla scusa scarsa probabilità che la vita si formi su questo o quel pianeta. Il punto è che le forme di vita più primitive, una volta comparse, sono molto fragili. Per questo, spiega il coordinatore dello studio, Aditya Chopra, pensiamo che raramente riescono ad evolvere abbastanza in fretta per poter sopravvivere alle condizioni ambientali in rapido mutamento. Per rendere abitabile un giovane pianeta, prosegue il ricercatore, le forme di vita devono riuscire a regolare i gas serra, come l'anidride carbonica, in modo da mantenere le temperature superficiali stabili. Questo è ciò che è accaduto sulla Terra e che probabilmente non è riuscito su altri pianeti. Basti pensare ad esempio a Marte e a Venere. 4 miliardi di anni fa anche loro potevano presentare condizioni favorevoli alla nascita della vita. Dopo 1 miliardo di anni però il clima di Venere è diventato troppo caldo e quello di Marte troppo freddo per garantire la sopravvivenza di eventuali
forme di vita comparse nel frattempo, che così potrebbero essere estinte. Alla luce di questa ipotesi, l'universo potrebbe essere visto come un grande cimitero. Per Charlie Linweaver, dell'Istituto di Science Planetary dell'Ateneo Australiano, la maggior parte dei fossili presenti nell'universo potrebbero appartenere a forme di vita microbica ormai estinta, non a forme di vita più complesse e pluricellulari, come quelle dei dinosauri e gli ominidi nostri antenati. Allora, ritorniamo un attimo su, appunto qui, dove eravamo prima. Comunque, ora non voglio dilungarmi troppo, perché comunque già prima di leggere l'articolo vi ho fatto comunque un'introduzione bella lunga e sostanziosa. Comunque, questo articolo non dice altro che queste forme di vita, appunto con i cambiamenti che ci sono nell'universo, nelle tempistiche comunque che noi conosciamo, perché la nostra Terra, dobbiamo pensare, è nata 4 miliardi di anni fa, quindi insomma ce n'è voluto di tempo prima che la nostra Terra, il nostro pianeta, arrivasse ad avere le condizioni ideali per ospitare la vita, prima semplice e poi complessa come lo siamo noi, insomma, più o meno. Comunque, probabilmente questa cosa sugli altri pianeti avviene magari troppo in fretta, questo appunto cambiamento sotto ogni punto di vista, e di conseguenza magari quella vita comparsa, che è vita semplice, perché ovviamente non è che nasce la vita complessa così, noi non siamo nati così, insomma tutto parte dalle cose semplici, dalle cose basilari, e successivamente si evolve pian piano con il tempo ad arrivare una cosa complessa, e di conseguenza probabilmente queste creature, questi extraterrestri semplici, non hanno il tempo, o magari non hanno quell'adattamento con il cambiamento del pianeta stesso, e quindi si estinguono molto rapidamente, e probabilmente, come dice questo articolo, essi non comunicano con noi proprio perché si estinguono prima, e poi perché, anche se appunto avessero avuto il tempo di svilupparsi eccetera eccetera, insomma ci vuole tempo, e di conseguenza anche diventare intelligenti e sviluppare una tecnologia, perché insomma la tecnologia va passo a passo, non è che tu puoi subito inventare la cosa come l'abbiamo qui sulla Terra. Anche gli extraterrestri, se appunto abitassero su un altro pianeta e sono diventati appunto intelligenti, diventi intelligente pian piano come lo è diventato l'uomo, no? Quindi insomma per ogni cosa ci vuole il tempo, però io credo che la vita, come ho sempre detto, una mia ipotesi, una mia ideologia, in base alle mie esperienze, in base ai miei studi eccetera eccetera, in base anche alle informazioni che possiedo, la vita può formarsi anche sotto caratteristiche meteorologiche, sotto caratteristiche che a noi magari sembrano impossibili da permettere alla vita di evolversi, di esistere. Secondo me lì può formarsi vita. Non so, per farvi un esempio banale, noi ad esempio i pianeti terrestri, ovviamente, quindi non gassosi ma terrestri, magari che sono troppo vicini alla loro stella, quindi magari hanno temperature altissime di giorno e freddissime di notte, ecco, noi lì, quei pianeti lì, anche se magari hanno le dimensioni della Terra, noi li calcoliamo perché diciamo, madonna, cioè di giorno fa 350 gradi, di notte va a meno 270, e la vita da lì non si può appunto sviluppare. Secondo me invece sì, perché comunque noi in qualche modo ci siamo adattati al clima della Terra, e di conseguenza lo potrebbero fare anche altre forme di vita, questo adattamento a vivere sui 370 gradi e essere magari delle lasagne. Non so se mi sono spiegato, però questo è un esempio che insomma io faccio per far capire che secondo me la vita può svilupparsi sotto ogni forma appunto habitat. Bisogna solo provare a cercarla anche in quei posti lì, perché è giusto che noi che cerchiamo la vita come la conosciamo, è giusto, perché comunque noi cerchiamo la vita dove appunto può esserci l'acqua, dove può esserci l'ossigeno, dove può esserci una distanza giusta tra la stella e il pianeta stesso. Però bisogna anche pensare in questo modo qua, magari la vita si trova tutto da un'altra parte, magari noi stiamo cercando la vita così come la conosciamo, ma magari la vita così come la conosciamo non esiste, magari esiste la vita appunto sotto caratteristiche, sotto appunto habitat completamente diversi dai nostri, dove noi moriremo proprio senza ombra di dubbio, e magari invece no, lì c'è vita. E magari se loro venissero qui sulla Terra morirebbero, perché magari loro sono abituati a temperature diverse, a un habitat diverso, magari loro non serve l'acqua come a noi per sopravvivere, magari loro hanno un tipo di mangime completamente diverso, insomma sto parlando di una cosa veramente filosofica, però insomma per farvi capire che secondo me la vita può formarsi ovunque.
ovviamente non su un pianeta gassoso, perché cos'è? Però dico, su pianeti terrestri secondo me può formarsi ovunque. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante, spero che sia stata intrigante, spero che sia stato di vostro gradimento. Questo video è venuto più lungo del solito secondo me, comunque mi ha fatto piacere fare questa chiacchierata con voi, spero che abbiate capito la mia ideologia, potete pensarla come volete ovviamente, potete condividere quello che penso o non condividerlo, ovviamente se volete farmi sapere come la pensate voi, insomma sono ben accetti i commenti. Quindi io vi do appuntamento con nuovi video nei prossimi giorni, sperando che escano notizie altrettanto interessanti, altrettanto intriganti come è stata questa. Vi invito come al solito a passare dalla pagina Facebook Astronomy Space, che è gestita unicamente da me, dove io pubblico questi articoli, ci condivido i miei video di YouTube, pubblico cose personali riguardante il canale, insomma, quindi se volete potete seguirmi. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, mettete mi piace al video se volete, ciao belli!